Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video del vostro Frank 04 il Grande. Video in ritardo perché ero agli scavi di Pompei, quindi non potevo fare il video di scavi di Pompei. Ho mancato i video di Sassuolo Napoli e Milan Empoli 1-2, il commentore. Innanzitutto penso che avrei scommesso che il Milan avesse vinto 5-0. Sì, perché l'Empoli è bravo a vincere con le squadrette, ma ragazzi, non contro. Cosa di Lucid, non contro Big. Invece, le sorprese arrivano sempre. In questo caso la sorpresa è arrivata. E quindi l'Empoli ha spugnato San Siro con due gol di El Kadouri, no, Micheliz e Thiam. Poi vabbè, Suso ha dato un rigore, poi l'ha riaperta la Padula, però insomma c'è stato veramente poco da fare. Sassuolo Napoli invece con il risultato di 2-2, il risultato che comunque ha. Cioè, Sassuolo pareggia con il Napoli in casa è sempre una soddisfazione. Prima del Sassuolo. Il Sassuolo per me ha fatto veramente una buona gara, cioè c'è poco da dire. Però il Napoli meritava di vincere. Sì, meritava di vincere. Devo essere sincero, meritava di vincere. Perché, vabbè, prima io sono stato il primo tempo in un ristorante, ho preso una pizza veramente. E visto il primo tempo. Pieno di emozioni ma senza gol. Secondo tempo Mertens la sblocca, poi Berardi pareggia, poi Mazzitelli fa il 2-1 e lì diciamo, ha la partita in pugno, la Sassuolo, però poi 2-2 pareggia il gol di Milik, che dopo l'infortunio è tornato a far gol. Ok, cioè per me avrebbe meritato il Napoli, però è finito 2-2. Anche se ha preso due pali, mi sembra nel finale, non so chi, perché non l'ho vista la partita. Però quindi meritava il Napoli secondo me, non per i pari ma per il gioco. Mentre Milan-Empoli, per me l'Empoli ha meritato questa vittoria. Ha meritato, sì, perché se fosse la Juve avrei detto l'Empoli ha meritato di vincere. Micheliz e il Milan, cioè, una partita equilibrata, viene sbloccata dall'Empoli. Io mi aspettavo che il Milan tirasse fuori il carattere, cosa che non ha fatto perché quando poi ha dato un rigore la partita. Ma tipo il mio ha detto, vabbè dai, mo segniamo, magari ci ribattiamo la partita col cacchio perché Skorupski intercetta col piede questo rigore e glielo para. Thiam fa il secondo, gol sbagliato, gol subito. Poi la Padula cerca in qualche modo di realizzare questo pomeriggio amaro per tutto San Siro, ma addirittura nel finale, dopo la traversa di Ocampos nella prateria, l'Empoli avrà veramente l'occasione di umiliare il Milan in casa. Perché lì hanno perso una 4 con un autogol. Fare una 3, proprio per il Milan sarebbe stato piatto soffiato dal vento col bignè sopra. Cioè, un modo di dire per dire, cioè, vinco l'Empoli 1-4 anche con autogol, però poi in casa mi perdo 1-3 con un rigore sbagliato pure a mio sfavore perché il migliore era il Milan. Va bene, noi ci vediamo stasera dopo più tardi, ecco perché non so se la partita la vedrò, se qua Sorrento la fanno vedere. Sto girando un pochino per la campagna. Non lo so, sinceramente. Beh, comunque farò il video. Mi seguo la diretta, secondo la diretta, per capire molto più cose. Cioè, devo capire pari, insomma, gioco. Però non vedo la partita comunque. Spero di vederla. Io vi mando quindi un grosso abbraccio. E sono per cambiare fino alla fine. Forza, aiuto. Guarda io il video di ieri sera che era bugio, ma ho anche il coso sbagliato. Quindi, come salutato, comunque spero che abbiate gradito la sigla. Spero che abbiate altrettanto gradito l'ospite Valerio Pio Finamoros, il mio cugino. Detto questo vi lascio, noi ci vediamo stasera e io vi mando un grosso bacio e tanto per cambiare, fino alla fine.